ragazzi, daremo Gabriele in volo sui cieli di Norma. Saluta chi vuoi. Ciao a tutti. Com'è la situazione, Gabri? Tutto sotto controllo? Tutto sotto controllo. Com'è volare? Bellissimo. Ti piace? Sì, è un sacco. Siamo dentro l'acqua, vedi? Praticamente dove vedi l'asfalto, i tetti, sì, sono tutti innescatori di ascendenza, cioè si riscaldano e formano aria calda che serve per salire a noi parapendisti. Certo. Poi quando abbiamo la quota, tipo questo qua, okay, quando abbiamo la quota allora ce ne andiamo da un'altra parte, perché se non abbiamo la quota da un'altra parte magari non ci arriviamo, capito? Ok. Adesso tranquilli, ci spostiamo dove vedi che ci sta spingendo il flusso dell'aria, abbiamo un distrito nord-ovest adesso e vediamo dove salgono i nostri amici. Tanto qui stanno tutti salendo di là, eccola. Piccola la termica, molto piccola, perché vedi è iniziato a salire ma non ci ha fatto più salire, cioè tipo una bolla che scompariva, invece lui là fuori sta girando nulla, mentre invece guarda l'altro, quello giallo, quello lì sta salendo. Adesso andiamo a lavorare noi, anche se siamo fuori dal costone. Cioè, col paravendio non è detto che dobbiamo per forza salire sul costone, anzi, la maggior parte delle volte che facciamo quota la facciamo fuori dal costone. Senti questo flusso di aria? Io lo sto seguendo, poi lo giro. In realtà lo dovrei girare a sinistra, però penso che si stia attaccando da qua sotto, allora lo giro a destra perché è abbastanza verticale. Finché il vario suona, va bene, poi quando non suona più, alla mia da cercare un punto migliore che potrebbe essere dove stanno loro, anche se non è che salgono molto, eh. Eccolo qua, adesso è ancora buono questo, vedi, adesso stiamo salendo invece, no, moltissimo, perché sto girando a destra forzatamente, devo seguire invece a sinistra, un rapace avrebbe girato a sinistra, ma quello tanto lo sai solo dopo che virtualizzi questa cosa. Quindi certo, adesso giro a sinistra, vedi? Adesso giro a sinistra e sentirai l'aria che c'è sempre. Certo. Il vario suona quasi sempre qua a sinistra. Debolmente ma suona. Siamo nel flusso dell'aria e dobbiamo stare qua. Senti, sinistra. Anche deciso. Un pochino, freno. Non gli faccio fare quel beccheggio che è noioso e mi porto sopra i tetti, vedi? Adesso sopra i tetti sicuramente qualcosa si stacca di più. E continuo ad andare dritto perché rimango comunque nella situazione di prima, cioè continuo a girare avanti, però il flusso dell'aria, quello ascendente è finito. Lui invece sta girando spesso. Cioè proprio lei sta girando da un po', quello giallo e blu, lo vedi? Sì. Sta salendo dolcemente, allora andiamo pure noi, perché probabilmente lì la termica, questa corrente ascensionale, certo, è più regolare. Poi ci andiamo anche noi, tu quando vedi qualcuno che sta salendo, ci vai e poi incominci a girare lì. Eccola, eccola, stiamo entrando nella colonna di aria che sale, senti. Ora, mo, quando il valore aumenta, tipo adesso, ora incominciamo a girare, vediamo che succede. E anche qui secondo me è meglio girare a sinistra. Quello sta salendo lì, vedi quello arancio e blu? Sì. Ecco, stiamo spostando bene. Cerchiamo di prendere un po' di questa ascendenza, anche se sono bolle,
un pochino non organizzate, no? Vedi che facciamo, entriamo, usciamo. Allora, adesso siamo dentro. Bene. Quindi adesso vado dritto, continuo a salire perché il vario mi dice che sto salendo e giro dolce dolce. Giro. Però adesso siamo un pochino, diciamo, bassi rispetto alle quote che hanno gli altri, no? Quindi adesso sono un po' più alti, si infilano in montagna, allora ci infiliamo un po' pure noi, vediamo di capire se qui dentro queste gole si stacca qualcosina. Ovviamente i monoporti sono molto più efficaci, certo. Com'è la situazione? Ti stai divertendo? Sì, un sacco. Non ti dà fastidio questo assolutamente bla bla bla. No. Oh, bravo, ecco così che voglio. Sì, all'inizio ti ho accennato un pochino di pendolamento, ma era quello e basta, perché poi per il resto saremo molto veloci. Ma adesso facciamo così, facciamo un giretto sui tetti, proprio tutti. Vedrai che qui un po' di bottarelle, bollicine tipo prima, le prendiamo, però serve un pochino per mantenere questa buona, perché stiamo andando comunque contro vento, senti? Mm-hmm. Qui dentro, qui adesso si sale, quindi continuiamo a sfruttare questo momento, vediamo anche quella vela davanti a noi che comunque sta salendo e continuiamo a sfruttare questo momento. In montagna, anche perché il paesaggio qui in città è abbastanza monotono, okay. Cioè c'è Norma che è un po' piccolina ma niente di più. Poi in montagna invece è più bello, ci sono le palese, certo. C'è il bosco, va bene, bene, va bene. E di qui c'è anche la parte della piscina che è molto bella. Mm-hmm. Ora acceleriamo un pochino. Come è stato il decollo? Tranquillo? Sì, molto. Sì, un sacco. Purtroppo poi fanno tutti che sono la mano. Malissimo, non male, malissimo. I piloti che lavorano, cioè, volano da una vita. Però poverini riescono, dovrebbero lavorare molto di più sulla collina per cercare di capire come non fare sciocchezze. Invece... Senti che bel flusso tu, un bel flusso adesso, senti. Vedrai che invece quando ci avviciniamo qua andiamo giù, perché? Perché questo pezzo qui è come uno scoglio, no? Mm-hmm. E l'aria arriva da là adesso, per cui siamo dietro lo scoglio, ovviamente io mi porto fuori dallo scoglio perché sennò qui l'acqua sale e scende, quello che farebbe proprio l'acqua, l'aria lo fa lo stesso, però poi sbatte giù e ritirava su quell'aria che noi qui eravamo pronti a salire. Invece noi la prendiamo, diciamo, laterale e vedrai che qua sul costone tornerai a sentire il vario. È soft, no? Sì. Questi sono i giardini di Niffa, vedi? Li stavo guardando prima da sopra. Sì. Saliamo.
Tara. Questa si chiama termica, termodinamica. E è il motore di tutta la giostra. Fatta la quota, andiamo di là. Via. Adesso l'ho streamata, sto tranquillo, attraversiamo lì, superiamo quegli scogli e riandiamo dentro a farci un bel giro. Okay. Direi che di là ti diverti. Di là facciamo un volo proprio con i rapaci, portando okay. La corrente che ci tira su sul costone. Dopo ti faccio pure pilotare, vuoi pilotare? Se questo, se questo qui non c'entra addosso, perché questo ci potrebbe. Questo ci potrebbe anche entrare dentro, capito? Ah ok. Perché io lo evito, ma lui vedo che mi sta puntando più volte, allora. Sono sempre due cretini che fanno l'incidente, mai se c'è uno che è un po' savio si sposta. Ah, guarda come sta salendo il furbacchione. Intanto ce ne andiamo di là, così ti faccio divertire. Come stai? Bene. Ti piace? Tanto, tanto, tanto. Sì. Bene, bene. Noi come usciamo da qua ti faccio fare due giri e ci abbassiamo un po', che non ti dispiace, va bene? Ok. Ci abbassiamo un pochino perché voglio farti fare l'avvicinamento del terreno e la risalita in termodinamica molto più decisa. Ok. Poi sennò che gli fai vedere a te fanciulli. Giusto. Andiamo. I free the way. Bellissimo! Giusto? Sì. Mi sto abbassando ancora, eh? Ok. Ok, chiudiamo. Adesso ripartiamo da zero. Qua. Sul costone. Praticamente il costone adesso è il nostro motore. Okay. Come? Lo attacchiamo con la vela e progressivamente saliamo a granchio. Perché questo qui accompagna l'aria calda che sta. Ok. Qua, vedi, guarda, piano piano, con molta delicatezza ci facciamo ogni roccia che ci può indicare una possibile salita, noi ce la facciamo, vedi, qua, il vento arriva un po' da lì, per cui è come se stiamo sotto l'acqua, cioè sotto lo scoglio, perché il vento arriva così, okay. Ecco, guarda il rapace lì, il rapace sta salendo in termica, ma ci andiamo pure noi, guardalo, lo sfruttiamo, eccolo, lo vedi? Sì, sì. Il rapace ci ha visto perché ha pensato che lo volevamo cacciare, perché siamo andati bassi. Qui praticamente poi rifacciamo una salita. Vedi come si tira su questo costone che è praticamente... che è riscaldato dal sole e fa l'effetto termosifone, se il termosifone okay. Va riscaldato. Ora ci buttiamo un pochino qui dentro, qua, e la prendiamo un pochino, la vela, eccoci, stiamo risalendo metro per metro, vedete?
Avete capito, ragazzi? È tosto proprio, eh? Qui adesso il vento gira sul costone, ci chiudiamo dentro come una vogliana e ce ne andiamo sopra. Guarda, guarda, guarda. Senti come gira? E noi manteniamo la vela sulla verticale e andiamo avanti. Adesso usciamo da qui, su quel costone lì davanti, là, che lì prendiamo una bella termica. Andiamo. Senti, adesso siamo proprio sotto l'acqua, qui arriva proprio a caduta, infatti lì non ci vado perché mi mette ansia pure a me, e invece ce la prendiamo da davanti. Qua adesso ci facciamo un po' di cucito e risaliamo questo Monterosso. Fuori e cominciamo a girare, perché qui si incanala tutt'aria che richiama la montagna, ma arriva dalla pianura. Senti, io non freno più la vela e lei tende a salire e continua a girare a sinistra facendo dei 360 qua dentro. Se vedo che il vento è troppo forte mi spinge addosso alla montagna e non riesco a chiudere, ecco, tipo adesso che sto chiudendo, ma lo chiudo questo, faccio un 180, cioè chiudo a metà e poi giro dall'altro lato. Ora siamo bassi, dobbiamo prendere un po' di quota, però vedrai che adesso piano piano l'energia sarà sempre di più. Andiamo a girare a sinistra perché siamo in una colonna di aria che sale. Vedi la tina lì, c'è il rossacielo? Sì. Poi in fondo c'è Palmarola, Ventotene e Ponza. Ecco, abbiamo quasi risalito completamente. Adesso che facciamo? Puntiamo il costone e lo giriamo a destra adesso, vedi, guarda, 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 adesso rallentiamo un pochino, anche se gli stiamo andando addosso, ma qua sopra vedrai che risaliamo a tappo, qua, eccoci qua, ancora no, eccola qua, aspetta che ci faccia un po' di più. E a questo punto però ormai che siamo in quota ci facciamo il crinale. Qui c'è la porcilaia, ovviamente queste palese ci tireranno un po' su e noi ce ne andiamo avanti. Vedi che si muovono le piante, per noi sono tutti punti di innesto. Ecco, adesso andiamo avanti, vedi quelle vele come stanno tutte in quota, vuol dire che quella situazione là c'è da salire. Vedo una strada e sicuramente sulla strada tira di più il vento, perché la strada è d'asfalto, si riscalda e genera le correnti ascensionali. So, io adesso faccio esattamente la direzione della strada. Quindi mi ha dato una bottarella, la riprendiamo, olè. Ecco qua. Ta-da. Com'è? Bello. Sì, tanto. Bene, bene, bene. Quella lì giù è Cori. Ok. Ragazzi, qua ci si diverte come i bambini. Ok. Adesso andiamo a prendere le fanciulle. No, facciamo un giro qui. E qui ritorna leggermente indietro. Vedi, là l'ascendenza non è... è un po' di meno, diminuita un pochino rispetto a prima, ma va bene lo stesso. Vedrai che andando in pianura qua si sale, facciamo un po' di quota, così arriviamo anche in decollo e abbiamo la giusta efficienza per poter riaccelerare. Vedi, adesso stiamo salendo bene, senti come è dolce l'ascendenza, adesso è dolce, dolce. Ecco, questa qui più sei in quota, e meno turbolenta l'aria che sale, è tutto molto più dolce. Immagina una bolla di sapone che parte
in modo scomposto, poi si normalizza e si fa fare quelle quote là dove stanno quei ragazzi. Anche 3000 metri abbiamo fatto qui, eh? Senti, bella, bellissima. Quota di efficienza è questa e siamo partiti. Torniamo verso il nostro atterraggio. Dai, adesso saluta, ciao ragazzi, ciao, e togliamo sta GoPro di mezzo.